Yeah, now I'm a motherfucking monster. Marilyn, I gotcha. Stay on that and be. Questa settimana facciamo due domande a un ex calciatore di Serie A che dal 1990, anno del suo esordio in Serie A nell'Atalanta, ha poi militato in altre squadre importanti come Milan, Inter, Parma, Lecce e Verona. Stiamo parlando di Luigi Orlandini, l'autore del Golden Goal che nel 1994 fece vincere gli europei Under 21 all'Italia di Maldini contro il Portogallo con un tiro da fuori area realizzato al settimo minuto del primo tempo supplementare di sinistro. Ringraziamo Claudio De Rosa che ci ha dato in termini giornalistici la dritta per poterlo raggiungere e per poterlo intervistare. Oggi con noi a Videotop un ex campione di Serie A, Gigi Orlandini. Benvenuto, come stai? Ciao, bene, grazie. Partiamo subito con la prima domanda. Che cosa ti ha spinto a intraprendere la carriera di calciatore? I lauti guadagni, la passione o la voglia di emergere? No, beh, ai tempi miei si giocava per divertimento e quindi mi ha spinto questa passione verso il calcio. Quindi per me il sogno mio era quello di diventare calciatore per giocare nei grandi stadi, per giocare con i grandi campioni. Non pensavo a questi livelli, però sono contento perché alla fine sono riuscito a realizzare il mio sogno. Tu hai iniziato la tua carriera nell'Atalanta intorno al 1990, poi hai militato in tante altre squadre di Serie A, dal Milan all'Inter, al Verona, Parma, per citarne solo alcune. Che differenza c'è tra il calcio degli anni 90 e quello attuale, secondo te? Che cosa è cambiato o che cosa manca al calcio di oggi? È un calcio che è cambiato completamente, adesso è più un calcio più aziendalista, più business, forse diciamo anche meno bello rispetto a prima c'era forse più passione, ma anche questa cosa la avvertivi anche nella gente, nella grande affluenza anche negli stadi, cosa che invece negli ultimi anni è un po' cambiata. Un episodio della tua carriera di centrocampista che ricordi piacevolmente, ossia quella volta che... Beh, mi ricordo, è un ricordo che poi hanno tutti praticamente, il Golden Goal. E comincia a giocare l'Italia con Orlandini, si accentra, il tiro, gol! Rete! Rete di Orlandini! Ha vinto l'Italia! Che a 22 anni, insomma, questo gol ha regalato il titolo europeo all'Under 21. Che cosa ne pensi dei cachet milionari di oggi? Faccio un esempio. Ronaldo che guadagna 30 milioni di euro l'anno, che sono pari a 3.582 euro l'ora. Non trovi che sia strapagato? E soprattutto non pensi che i cachet dei calciatori di Serie A andrebbero regolamentati? Il calcio è un'azienda, di conseguenza è... effettivamente sono cifre comunque molto, molto esagerate. Anche se devo dire che bisogna vedere anche gli introiti che porta poi Ronaldo all'azienda Juventus, però effettivamente calcolando la crisi che c'è in giro sembra un po' ridicole queste cifre, però d'altronde sono aziende che hanno la possibilità di farlo e di conseguenza... E se avessero offerto a te 30 milioni l'anno? Ma io credo che non a me, io credo che tutte le persone che giocano a calcio, qualsiasi persona che fa qualsiasi lavoro, se gli vengono offerti questi soldi li prenderebbe. Non c'è forse un po' troppa differenza tra Ronaldo e gli altri calciatori che guadagnano meno? Ma sicuramente sì. Però è anche vero che gli introiti che ti porta Ronaldo probabilmente gli altri non te li portano. Io credo che sia stato più un'operazione di marketing, di business, più che gli possa servire veramente un giocatore come Ronaldo alla Juventus. Però queste sono scelte che fa la società e chiaramente i giocatori quando vengono offerti questi soldi o chiedono i soldi vengono dati, credo che è inutile fare ipocrisia. Credo che tutti nelle sue condizioni avrebbero accettato queste situazioni. Non credi che alcune partite di Serie A di oggi siano troppo pompate a livello mediatico in relazione alla resa professionale? Beh, ormai è diventato, ripeto, un calcio, è diventato un business anche a livello mediatico, a livello televisivo, a livello di giornali. È un calcio completamente diverso rispetto a prima. Adesso si parla anche fin troppo degli errori e non di cose magari realmente tecniche e belle che si vedono. Di conseguenza sarebbe meglio ritornare al calcio di prima, nel parlare del calcio di prima, perché il bambino ha bisogno di vedere e di quegli esempi di giocatori nel gesto tecnico, non dell'errore. Qua si parla solamente di errori, ci sono trasmissioni
che sono focalizzate proprio sugli errori e si vanno a rimarcare quelle cose invece di rimarcare le cose belle del calcio. Rimpianti di carriera? Che cosa ti sei rimproverato di non aver fatto? Guarda, questa è una domanda che mi dicono tutti, perché che mi fanno tutti e mi dicono che praticamente io ho fatto forse meno di quello che avrei potuto fare per le mie capacità. Io rispondo sempre che alla fine ho fatto quello che ho sognato da bambino e auguro a ogni bambino che insegue questo sogno di poter realizzare quello che ho fatto io. Quindi né rimorsi né rimpianti? No, assolutamente no, anche perché adesso non avrebbe senso. L'ho sempre vissuta in maniera divertente, l'ho sempre vissuta in maniera serena, e anche quando ho smesso non mi sono mai detto se avessi fatto, magari, no, sono contento di quello che ho fatto. Un centrocampista di oggi che merita la tua stima? Guarda, centrocampista, io parlo per il mio ruolo, ti posso dire che a me piace Chiesa, forse il giocatore che per caratteristiche si avvicina più alle mie caratteristiche, quindi parlo di quello perché rispecchia forse un po' quello che era il ruolo mio in passato. Un consiglio spassionato invece ai giovani che oggi vogliono intraprendere la carriera di calciatore, che cosa ti senti di dire loro? Cosa posso consigliare a un ragazzo? Di viverla sempre in maniera serena e tranquilla, e di farlo sempre con il sorriso sulle labbra, farlo sicuramente con divertimento, di seguire soprattutto chi cerca di trasmettergli questo gioco, di insegnare questo gioco, questa passione. Grazie Gigi e in bocca al lupo per le tue prossime iniziative. Grazie e viva il lupo.